Lo scorso sabato il giornalista Nicola Porro ha presentato ad Andria il suo libro La disuguaglianza fa bene. Moderatore Michele Cozzi, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Al termine dell'evento c'è stato anche un animato dibattito tra i due. Sentiamo. Cosa ne sta vivendo oggi l'informazione italiana? Sta avendo un'informazione di cambiamento radicale per cui i giornali che ci pagano gli stipendi sono molto meno letti rispetto al passato e quindi dobbiamo inventarci tutti quanti un nuovo lavoro e purtroppo, lo dico purtroppo perché in realtà gli editori devono cambiare mestiere e anche noi giornalisti dobbiamo cambiare modo di fare mestiere. Tu mi stai riprendendo con una Canon, anni fa ci sarebbe stato un fonico, uno con la luce e poi una telecamera di queste dimensioni. Chiaro? Questa è la differenza che sta passando il giornalismo. Questo qua lo puoi mettere su un sito e fare 100.000 visualizzazioni. Se qualcuno dice delle cose intelligenti un po' più delle mie, e 100.000 visualizzazioni non sono quanto fa un pezzo a pagina 25 di uno dei quotidiani nazionali. Che cosa è successo col giornalista Michele Cozzi? Chi è? Della Gazzetta del Mezzogiorno. Ha detto che ho avuto una caduta di stile. A me, se mi dicono che ho avuto una caduta di stile, mi arrabbio. Ok, ultima domanda. Ultima domanda, l'emittenza televisiva, che periodo sta vivendo? Consideriamo anche la uguale, situazione, uguale che per i giornali. consideriamo anche la situazione di Rai, presso cui lei ha lavorato. Sì, non parlo di Rai perché mi hanno pagato lo stipendio fino a un anno fa, però dico che è esattamente la stessa condizione che stanno vivendo i giornali. Sta cambiando il mondo, anche le televisioni giornalistiche stanno cambiando. Tutto diverso, un tempo c'era scritto altre TV sull'Auditel perché facevano il 5-6%, oggi fanno il 55%, riescono a fare più delle prime serate delle televisioni. Devono cambiare, dobbiamo cambiare tutti quanti. È una sfida per quelli che hanno la mia età, ma per quelli che sono giovani come te ci si aprono praterie. Prima di fare l'ordine dei giornalisti, la cosa, conoscere, oggi non devi conoscere nessuno. Se sei bravo sulla rete ce la fai. I social network sono fondamentali, sono un'edicola pazzesca. Tu prima per andare in edicola c'è un casino. Oggi sui social network ci vai. Devi solo essere intelligente a farti piacere, apprezzare e a lavorare. I social network sono una specie di platea enorme di informazione. Se tu hai un atteggiamento professionale, riesci ad avere più successo. Io mi faccio la mia zuppa di porro, una rottura di scatole tutte le mattine. Vuol dire che io so tutte le mattine, stamattina me la sono dovuta fare. Quella è più che giornale, cioè, non perché la faccio io, ma è un lavoro. Cioè, uno pensa, vado là, scrivo la mia chiacchierata sui social network e faccio. No! Tu devi avere un obiettivo, una professionalità, un lavoro. Non è che sei il fenomeno che arrivi, certo, ma anche la donna più bella del mondo, l'uomo più spiritoso del mondo, se non hai una professionalità sulla rete, non fa nulla. Cioè, devi farti un mazzo così. La telecamera è oggi digitale, anche un blog, lo devi sapere usare bene, la devi usare benissimo. Cioè, questo strumento adesso vale quello che un tempo costava 100 milioni, una cosa come questa. Tu, se la sai usare bene questa cosa qua, immediata, col telefonino, tu hai delle possibilità che prima non ti venivano date perché tu 100 milioni non ce l'avevi prima per poter avere una telecamera.